luce e sapienza su voi che ascoltate. Riprendiamo un messaggio del Signore Gesù che dice, parla oggi delle tentazioni, e dice che un'anima provi tentazioni, non deve stupire. La tentazione è anzi più violenta quanto più la creatura è avanzata nella mia via. Satana è invidioso e astuto. Quindi spiega la sua intelligenza dove occorre più sforzo per strappare un'anima al cielo. Un uomo di mondo che vive per la carne non c'è bisogno di tentarlo. Satana sa che egli lavora già di suo per uccidere la sua anima. E lo lascia fare. Ma un'anima che vuole essere di Dio attira tutto il suo vivore. Ma le anime non devono tremare, non devono accasciarsi. Essere tentati non è un male. È male cedere alla tentazione. Ecco, non è, non è male essere tentati. Sono diverse le specie di tentazioni. Le tentazioni ci vengono dal mondo, le tentazioni ci vengono dalle circostanze della vita, le tentazioni ci vengono dagli altri, le tentazioni ci vengono da noi stessi, ci vengono dalla nostra carne, nel senso di corporeità che ci spinge verso atti peccaminosi. Eh, viene dal nostro spirito, dalla nostra intelligenza, dalla nostra volontà, che spingono, queste facoltà spirituali spingono a pensare e a perseguire cose cattive. Ci vengono soprattutto dal demonio, che ci tenta in mille maniere e ci spinge a fare il male. E ci vengono anche da Dio le tentazioni. Tutte le tentazioni, a parte quelle di Dio, sono, sono malvagie perché ci spingono comunque a fare il male, mentre anche Dio tenta, ma la tentazione di Dio è volta al bene, è volta intanto perché Dio non dà mai una tentazione superiore alle proprie forze. Quando Dio permette un certo, un certo tipo di tentazione, dà innanzitutto una grazia particolare o quantomeno dà una grazia proporzionale al tipo di tentazione che la creatura deve subire. E il fine che Dio mette nel tentare un uomo è un fine buono. Tentare, tra virgolette, in senso improprio, sarebbe più giusto dire provare. Dio mette alla prova, in questo senso si parla di tentazione di Dio. Dio ci prova, ma ci dà insieme la grazia proporzionata al tipo di prova e ce la dà questa prova con la finalità di farci crescere in spiritualità di farci crescere in santità perché quando una creatura supera una tentazione cresce in merito davanti a Dio e cresce nello stato di grazia le altre tentazioni invece sono Cattive, perché vengono dal mondo, da noi stessi, da, da, dal maligno e sono intrinsecamente cattive queste tentazioni. Ma il male non sta nell'essere tentati, anche dalle tentazioni cattive del mondo, di noi stessi e del demonio. Il male sta nel cedere alla tentazione, perché anche le tentazioni che non vengono da Dio sono da Dio permesse perché, sempre, con lo stesso coefficiente di grazia proporzionato al tipo di tentazione, di prova che la creatura deve subire, eh, Dio le permette, le consente perché la creatura, superando la prova, possa crescere ancora in grazia, in meriti e in santità davanti a Dio e davanti agli uomini. Vi sono le grandi tentazioni, davanti ad esse le animarette si mettono subito in difesa. Le grandi tentazioni sono quelle, per esempio, quelle che lo stesso Gesù ha subito, ne abbiamo parlato qualche volta, la triplice tentazione secondo i tre livelli che formano la personalità umana, la tentazione a livello fisiologico del pane e della sessualità, tentazione a livello psicologico di ehm, tentare Dio facendo... Eh, il mago facendo eh, pro, falsi prodigi, eh, tentando Dio a, ad aiutarci al di sopra delle forze naturali o delle condizioni naturali e poi le tentazioni spirituali, no? di, essere, di adorare il male per averne aiuto al fine della gloria umana, al fine del trionfo umano. Ecco, queste sono le grandi tentazioni che Gesù stesso ha subito. Ma, dice il Signore, vi sono le piccole tentazioni che possono farvi cadere senza che ve ne accorgiate. Sono armi raffinate del nemico. Le usa quando vede che l'anima è guardinga e attenta per le, grandi, per le grandi tentazioni. Cioè il maligno è astuto quando vede che un'anima è in progresso perché delle anime che sono già perdute, già dannate di loro perché vogliono il male, perseguono il male, quelle nemmeno le lascia perdere perché sa che sono già dannate di loro e quindi concentra, dato che solo Dio è onnipotente, Satana per quanto grande possa essere la sua forza perché lui ha conservato la sua natura angelica e gli angeli vi ricordo che sono fatti in gerarchia, a scale c'è l'angelo piccolo, c'è l'angelo medio e l'angelo gigante, eh? e hanno conservato la loro natura spirituale, pervertita, ma sempre natura spirituale, eh? quindi superiore alla natura umana e alle forze umane. Per cui eh, Satana tenta e ci spinge a fare il grande male, ma quando vede che una, e si concentra la sua azione proprio perché non è onnipotente e onnipresente come Dio, si concentra sulle anime sante, sulle anime buone, sulle anime che vogliono crescere in perfezione e in santità, le anime virtuose e lì concentra la sua azione e lì pone tutto il suo sforzo per far cadere un'anima. Anche perché... La, la logica di Dio, le leggi che regolano il mondo invisibile, una delle leggi è questa. Se Satana riesce a fare cadere una creatura, specialmente una creatura santa, un, un uomo religioso, un sacerdote, un vescovo, un cardinale, e oggi nella chiesa ne fa cadere tanti, ma tanti. lì ottiene una vittoria più grande e la sua forza spirituale del suo regno maledetto, che è in opposizione al regno di Dio, eh, la sua forza cresce in proporzione della, della caduta dell'anima da lui tentata. Cresce la sua forza, cresce la sua potenza di male. E questo spiega, è una delle chiavi per capire il mistero o il perché. Della, del crescere nel male nel mondo, della potenza del male nel mondo il peccato soprattutto delle anime religiose, delle anime sacerdotali e comunque la caduta di un'anima santa gli dona potere viceversa un rifiuto da parte della creatura un no un niente deciso forte, una prova superata invece diminuisce il potere di Satana e rafforza la pienezza di grazia del corpo mistico. Ma normalmente un'anima religiosa, un'anima santa, è guardinga, è attenta verso le grandi tentazioni. Un'anima guardinga, un'anima santa, capisce subito la, la tentazione violenta, li capisce subito. Ecco, qui c'è il dito di Satana, qui c'è il dito del maligno e si mette sulla difensiva. Ma tante volte il maligno, che è l'astuto per eccellenza, tenta di infiltrarsi attraverso le piccole tentazioni. Piccole tentazioni, per esempio un pensiero di vendetta verso qualcuno che, con, con il quale siamo in urto, vendicarci per qualche piccola offesa ricevuta. Ecco, questa è una tentazione. <coughs> Gioire per... Un danno, piccolo o medio danno subito da qualche persona che ci sta antipatica, il nostro gioire del male altrui, e questa è una tentazione. Eh, pensi fare pensieri eh, immodesti, pensieri impuri, o pensieri di superbia, questa è una tentazione. Omettere, per esempio, di fare piccoli atti di amore, piccoli atti di carità, piccoli atti di edemosine, per esempio. Questo è una tentazione. Ecco, quando non può tentarci con le grandi tentazioni, perché l'anima è guardinga, si incunea attraverso le piccole cose. E se l'anima non è molto, molto attenta, non è vigilante, facilmente cade in queste cose. E di questi piccoli peccati, eh, le anime ne commettono un'infinità al giorno per mancanza di avvertenza, e invece bisogna sviluppare la vigilanza, perché l'astuto ci gira intorno, è come un leone, ci ha detto San Pietro, è come un leone che ci rugisce intorno per cercare di divorarci, per cercare di divorare le anime incaute, le anime imprudenti, le anime che non vigilano, che non sono attenti, che non hanno lo sguardo di Dio, perché non hanno la sapienza di Dio, tante anime. Attraverso gli eventi, le situazioni, le parole, le persone, no? eh, l'occhio vigilante deve saper discernere ciò che è da Dio, ciò che è dall'uomo e ciò che è da Satana. Perché permetto questo, dice il Signore? Dove sarebbe il merito se non ci fosse lotta? Potreste dirvi i miei se non beveste il mio calice? Cosa credete? Che il mio candice sia stato soltanto quello del dolore? No, creature che mi amate. Cristo, egli ve lo dice per darvi coraggio, ha provato prima di voi la tentazione. Credete voi che fu solo quella del deserto? No. Allora Satana fu vinto con grandi mezzi. Opposti ai suoi grandi tentativi. Ma in verità vi dico che io, il Cristo, fui tentato altre volte. Il Vangelo non lo dice, ma come dice il prediletto, il prediletto è Giovanni Apostolo, se si avessero a narrare tutti i miracoli fatti da Gesù, la terra non basterebbe a contenere i libri. Riflettete, discepoli cari. Quante volte Satana non avrà tentato il Figlio dell'uomo per persuaderlo a desistere dalla sua evangelizzazione? Cosa conoscete voi delle stanchezze della carne affaticata nel continuo pellegrinare, nel continuo evangelizzare? E delle stanchezze dell'anima, che si vedeva e sentiva circondata da nemici, e da anime che lo seguivano per curiosità. O per speranza di un utile umano, come ha fatto Giuda, per esempio, Giuda, che molti, tanti, troppi nella Chiesa vorrebbero giustificare, e che invece non è giustificabile, perché uno dei sei peccati contro lo Spirito Santo è la disparazione della salvezza eterna e Giuda è morto in stato di disperazione, ah, se nonostante l'enormità del suo peccato, eh, l'avere venduto il figlio di Dio. E lo ha fatto perché è rimasto deluso, e questo è un modello no? che si è ripetuto e che si ripete sempre nella storia che spiega il perché di tante mascalzonate all'interno della Chiesa, nella storia della Chiesa. Ha seguito Gesù non per amore, ha seguito Gesù non per servizio, ha seguito Gesù non per il degno di Dio ha seguito Gesù non per il trionfo della volontà di Dio e del bene delle anime, ma ha seguito Gesù per gloria umana, perché Israele pensava a Gesù Cristo come Re, come Messia politico, solo politico, e quindi eh, Giuda, come tanti altri, che attendevano il Messia politico, hanno seguito, ha seguito e hanno seguito Gesù. Perché speravano una ricompensa umana in questo glorioso regno messianico in cui Israele avrebbe dovuto dominare il mondo intero. Ecco, lui si vedeva alla destra di Gesù Cristo Re umano, alla destra del potere politico, e quando ha visto che Gesù aveva fallito miseramente dal punto di vista politico umano, allora lì se lo è venduto. E quanti nella storia hanno ripetuto e ripetono tutt'oggi e ripeteranno purtroppo il gesto di Giuda nel vendersi Gesù Cristo, nel rinnegare Gesù Cristo e nel cercare le cose divine, le cose spirituali, le cose religiose per la propria gloria umana, per il proprio trionfo, trionfo umano, per il soddisfacimento del proprio io. Quante volte nei momenti di solitudine il tentatore mi circuiva con l'accasciamento, l'accasciamento, la stanchezza di vedere l'inutilità della predicazione, l'inutilità dei miracoli, l'inutilità dei suoi messaggi d'amore, la continua incomprensione del mondo, soprattutto da parte di Scribbi e di Farisei, e ancor più dei suoi stessi discepoli, e Giuda in particolare. E nella notte del Getsemani, non ci pensate con quale raffinatezza egli, il demonio, ha cercato di vincere l'ultima battaglia fra il Salvatore dell'uman genere e l'inferno. Battaglia terribile, battaglia talmente intensa che Gesù Cristo ha sudato sangue. Noi quando siamo affaticati sudiamo acqua, dai nostri pori esce acqua. Dai pori del Cristo, nella violenza straordinaria, non umana, di quella lotta tremenda, è uscito sangue, non acqua, sangue. Non è dato a mente umana conoscere e penetrare nel segreto di quella lotta fra il divino e il demoniaco. Solo io che l'ho vissuta la conosco. E perciò vi dico che io sono dove è chi soffre per il bene. Io sono dove il sacrificio si consuma. E vi dico, anime che espiate per tutti, vi dico, non temete. Fino alla fine io sono con voi. Io, il Cristo, ho vinto il mondo. La morte e il demonio a prezzo del mio sangue. Ma do a voi, anime vittime, il mio sangue contro il veleno di Lucifero. Il sangue di Dio. Il sangue di un Dio che ci viene dato a... A riparo, dal morso del maligno e a conforto e a gioia, perché il sangue inebria. La comunione sotto le due specie ha questo significato: il pane nutre, il sangue inebria. Come a livello umano, il pane, il pane umano, la pasta, gli alimenti nutrono il nostro corpo, ci danno la sostanza e il vino serve a inebriare il cuore, a dare gioia, a dare contentezza. La stessa cosa a livello spirituale, e Gesù è eucaristico, è il pane di vita che ci nutre sostanzialmente, il sangue ci nebbia. Peccato che eh, non, non sempre, non sempre, solo raramente anche il corpo del Signore sotto la specie del vino venga distribuito anche ai fedeli laici, tranne che in qualche circostanza o occasione particolare. Bene, detto questo, io vorrei però commentare, fare un commento su, sui fatti che stanno succedendo in queste settimane, in questi giorni. Mi riferisco, mi riferisco ai fatti di Parigi. State sentendo tanti commenti, tanti commentatori, tanti politici, tanti politologi, tanti imam tanti esperti di religione, di religiosità, che stanno dicendo cose più o meno sensate, cose più o meno che c'entrano con l'argomento, esaminano in qualche modo il problema dal punto di vista delle cause prossime e ci azzeccano pure da quel punto di vista lì. Di... La questione è molto più, più profonda, più complessa, ha altre radicalità, altre radici, altre motivazioni, altri, altri personaggi, altri soggetti e altre finalità, ben altre finalità. Per darvi, come dire, l'imprinting, il, il modello situazionale. È necessario leggere una pagina del profeta Daniele, i profeti, sono coloro che hanno anticipato il futuro, perché la parola di Dio, la parola della scrittura, nonostante tutte le deviazioni de, di, di tanti esegeti da strapazzo, la parola di Dio non può essere compresa se non nella luce dello Spirito Santo. Solo la sapienza di Dio può spiegare la parola di Dio. Chi non ha la luce dello Spirito non può comprendere la parola di Dio, tantomeno la parola dei profeti. La parola profetica parla al presente ma si rivolge al futuro. Quando leggiamo la parola di Dio e soprattutto la parola dei profeti dobbiamo aprire lo sguardo, dobbiamo aprire la mente, dobbiamo aprire gli orizzonti e proiettarci nel futuro. È lì la chiave. E il profeta Daniele... Il settimo capitolo ha visto quattro bestie in ordine di potenza la prima era come un leone ed aveva ali di aquila mentre io guardavo le furono strappate le ali e fu sollevata da terra fu poi fatta stare sui piedi come un uomo e le fu dato un cuore di uomo questa prima bestia, sapete chi è? Col linguaggio figurato, col linguaggio simbolico, rappresenta nient'altro che l'uomo, l'umanità. L'umanità che dalle altezze in cui diciamo che la, lo splendore della mistica c'è stato, stato nel Medioevo, a partire soprattutto dall'Alto Medioevo, lì. L'umanità spaziava quanti mistici, quanti contemplativi nel medioevo e l'uomo era, era immerso nel divino, nel soprannaturale, anche con tutti gli abusi e le deviazioni eh, del caso che erano notevoli, ma eh, essenzialmente l'uomo medievale spaziava nel clima di Dio. Con l'umanesimo rinascimentale, l'uomo perde la capacità di spaziare nel divino, abbandona le ali del soprannaturale e volge lo sguardo, ecco eh, l'irrazionalismo, l'illuminismo che smette di guardare verso il cielo e comincia a guardare verso la terra come gli animali. Ed è qui nasce la seconda bestia. Ed ecco un'altra bestia, la seconda, simile a un orso, si alzava su, su di un lato ed aveva tre costole nella bocca, fra i denti. Le si diceva, su, mangia molta carne. Dopo di ciò io guardavo nelle visioni notturne ed ecco un'altra bestia come una pantera, aveva quattro ali di uccello sul suo dorso. La bestia aveva quattro teste e le fu dato il potere. Ecco, quest'uomo che dalle altezze della grazia di Dio, l'uomo religioso, medioevale, diventa mano a mano attraverso il razionalismo, attraverso il deismo, attraverso l'illuminismo perde le ali di aquila e acquisisce satana da questo uomo a questa umanità dalle sue ali. Ecco, avete sentito, eh, la bestia aveva quattro come la pantera, aveva quattro ali di uccelli sul suo dorso. Quattro ali, perché Satana è la scimmia di Dio e cerca di imitare Dio. Dio, simboleggiato dall'aquila, dà le ali. Lui, a suo, alla sua pantera, dà quattro, quattro ali di uccello sul dorso. Può una pantera avere ali? No, perché Satana non può volare. Può tentare, può scimmiotare e scimmiota. Dio, dando all'umanità all le sue ali maledette con cui svolazzare, a questo animale pantera che diviene orso e che non può volare non cerca di farlo volare ma strisciando sulla terra verso la terra dopo di ciò guardavo le visioni notturne ed ecco una quarta bestia terribile spaventosa e straordinariamente forte essa aveva grandi denti di ferro mangiava stritolava e il rimanente lo calpestava con i piedi. Essa era diversa da tutte le bestie precedenti, ed aveva dieci corna. Io guardavo le corna, ecco, un altro piccolo corno spuntò in mezzo ad esse, e al suo posto furono rivelate tre delle corna precedenti. Ecco, in quel corno c'erano degli occhi, come occhi di uomo, e una bocca che proferiva parole arroganti. Ecco. Queste bestie, abbiamo detto, sono l'umanità. Queste bestie significano il precipitare dell'umanità dall'altezza divina all'inabissamento in Satana. E questa quarta bestia, spaventosa, diversa da tutte quante le altre, si riferisce, verosimilmente, alla a quanto sta succedendo oggi. A quanto sta succedendo oggi. Nella scrittura è detto è dato il numero della bestia, ne abbiamo parlato qualche volta, ne parleremo meglio in futuro il 666. 666 è il numero della bestia apocalittica e il 666 composto dal numero base che è il 6, e i, i, i cui fattori sono 1, 2, 3 va moltiplicato per 1, per 2, per 3. 666 per 1 da 666. Qui c'è la prima grande periodizzazione storica della manifestazione dell'Anticristo. E che cosa si è eh, realizzato in questo periodo? Si è realizzato che un uomo ha posto se stesso come sigillo dei profeti e ha dato una nuova rivelazione che è l'opposto della, della rivelazione del Cristo. Maometto nasce 600 anni dopo Gesù Cristo. E col Corano in una mano e con la spada nell'altra eh, si lancia alla riscossa, si lancia al dominio del mondo, fermato poi provvidenzialmente a Potier, altrimenti già, già da tempo noi tutti qui nell'area del Mediterraneo saremmo tutti musulmani. Ma Maometto Nega il Corano, nega le verità fondamentali della fede cattolica. La nostra fede cristiana cattolica ci dice che i due misteri principali sono Dio, Uno e Trino, Gesù Cristo, Figlio di Dio incarnato. Maometto invece ci dice, Dio non è Trino, Dio è Uno, e ci dice ancora, Gesù non è Figlio di Dio, Gesù è solo un profeta e io, Maometto, sono un sigillo dei profeti, sono venuto a completare. Ecco la negazione. E Giovanni già ci aveva avvertito. Chi è l'anticristo se non colui che nega il padre e il figlio? Questo è l'Islam. E la differenza, adesso la trasmissione va verso, verso il termine e non abbiamo tempo di commentare ulteriormente. Chiudo solo con questo pensiero, riprenderemo il discorso nella prossima trasmissione. Il dialogo tra cristianesimo e, e islam. Dicevo all'inizio state sentendo tante cose, ma la cosa fondamentale non è capita probabilmente e comunque non è detta da nessuno, perché la cosa fondamentale è questa. Loro ci accusano, sapete che loro ci chiamano i crociati perché nel loro immaginario sono rimasti ancora a, 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 quel, a quel tempo medievale in cui la Chiesa ha fatto le crociate. Dal loro punto di vista, eh, legittimamente, ci, si, si rivolgono a noi in questi termini. E quindi, per dire: Noi fa, abbiamo lasciato, noi facciamo le guerre sante, abbiamo fatto le guerre sante e anche voi avete le vostre crociate. Il punto però non è questo, il punto non è questo. Il punto è che ci sono cristiani santi e cristiani perversi. Ci sono eh, islamici buoni e islamici cattivi. Il punto però non si pone dal punto di vista del soggetto credente, perché c'è il credente buono e il credente cattivo. C'è l'islamico buono e l'islamico cattivo. Ma non è a livello di soggetti che si pone la questione, la questione si pone a livello oggettivo. E a livello oggettivo bisogna vedere quello che insegna la religione cristiana e quello che insegna la religione islamica. Sono due cose completamente diverse ed è qui la differenza che è fondante. Perché mentre la religione cristiana è oggettivamente pacifista e pacifica, la religione musulmana è oggettivamente guerra fondaria. Che, che ne dicano tutti gli interventi che state sentendo in televisione? Io ho fatto qualche tempo fa, a proposito dei, eh, dei fatti di, di Charlie Hebdo, ho fatto una trasmissione in cui vi ho fatto vedere col Corano la mano quello che dice il Corano, non quello che dice questo credente islamico o quell'altro, ma quello che dice il Corano. E cioè il Corano è pieno, a parte tutte le altre contraddizioni, è pieno di incitamenti alla jihad, alla guerra santa. Questo è oggettivo, quindi la differenza è che mentre la religione nostra cristiana è oggettivamente pacifista, e poi ci sono dei cristiani, ci possono essere cristiani guerrafondai, la loro religione oggettivamente istiga alla guerra santa, alla jihad, a piesso spinto, quasi ad ogni pagina, per dire, mentre ci possono essere musulmani pacifisti, e ci sono senz'altro, come cristiani, però il punto è non la questione soggettiva di quello che io penso, di quello che io faccio, ma di quello che insegnano le religioni oggettivamente. E da questo punto di vista c'è un abisso fra le due religioni, da tutti i punti di vista, ma soprattutto dal punto di vista oggettivo, il Corano e l'Islam nega, nega i due dogmi fondamentali della fede cattolica, perché nega la Trinità di Dio. È perché, ne, perché nega che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Allora, se dialogo ci deve essere, continueremo il discorso la prossima volta. Se dialogo ci deve essere, ma il dialogo suppone un, un, un rapporto basato sulla verità oggettiva dell'ente. Dialogare significa che io ti espongo il mio punto di vista, tu mi esponi il tuo punto di vista, ma tutti e due dobbiamo ragionevolmente e umilmente disporci a cercare la verità e laddove la verità emergesse. Io devo convertire il mio pensiero erroneo per accogliere la verità che tu mi dimostri nel dialogo e viceversa. Questo è il senso del dialogo. Si può dialogare solo per far emergere la verità, ma laddove la verità emergesse, poi ciascuno avrebbe il compito e il dovere di convertirsi. Ma farebbero questo gli islamici? Da qui il punto interrogativo e da qui la difficoltà anche di dialogo con l'islam. E dunque, e dunque vedremo nelle prossime trasmissioni come stanno un po' le cose.